Io sono vecchio e non mi sono mai ritrovato a un affare così. Ho avuto paura. È nel day after dell'incredibile tempesta di vento, acqua e grandine che ha piegato la città di Arezzo che si iniziano a contare da anni. Alberi divelti, cartelli stradali abbattuti, antenne, insegne ed addirittura semafori piegati dal fortissimo vento che ha causato, assieme alla grandine e all'acqua, ingenti danni alle strutture pubbliche e private. Una situazione problematica ed emergenziale anche in zona Malpighi. Nel quartiere delle case popolari sono infatti volati alcuni frammenti d'amianto del tetto a causa della rottura dello stesso. 3 minuti di terrore, devo dire. Cioè, una sensazione è bruttissima, dico. Poi quando venne giù quel pino, tutto quello che era le foglie volare, le coperture addirittura. Ieri pomeriggio io sono stata in via Malpighi e ho riscontrato il problema dell'amianto frantumato. C'erano delle voragini nei tetti per cui frammenti d'amianto sono caduti negli appartamenti, si sono riversate nelle terrazze lungo le strade e frantumate dalle macchine. Le famiglie sono terrorizzate, ci sono delle mamme veramente terrorizzate che stanotte hanno fatto dormire i figli altrove. Negli appartamenti più danneggiati ha piovuto dentro, in alcuni appartamenti pioveva l'acqua dal lampadario. Non è stato fatto niente, se non dei rattoppi provvisori per la notte, ma devono essere provvisori. Il comune si è attivato perché oggi, dico oggi, venga fatta una perizia sulla situazione ambientale, perché mentre prima l'amianto era integro e trattato, era un conto, oggi l'amianto si è frantumato e tutti sappiamo che quanto è pericolosa l'inalazione. E vi terremo aggiornati su questo perché credo che, visto che via Malpighi è stata all'attenzione per tanti anni e nulla è mai stato fatto, io credo che oggi non si può più mettere da parte via Malpighi con i danni che ha subito, bisogna intervenire. Ecco, professore, stamani c'era la consegna di alcuni alloggi, 19 se non sbaglio, però lei non c'era. No, io non c'ero perché abbiamo anche annullato la conferenza stampa in segno di rispetto a queste persone che sono state danneggiate, ma sono stata negli alloggi popolari per fare i sopralluoghi e per raccogliere le testimonianze dei cittadini. L'ho ritenuto prioritario. C'è una evidente urgenza, le coperture purtroppo sono danneggiate, sono state riparate, la riparazione è provvisoria, siamo in attesa di una perizia e quindi di una presa di valutazione, quindi anche una presa in carico del lavoro. Ci stiamo muovendo perché il lavoro venga fatto prima possibile e rispettando le normative. Purtroppo le coperture sono di amianto, lo sappiamo, questo è un problema che si protrae da anni e quindi ci vuole una maggiore ulteriore attenzione. Le terrazze, porti, finestre, serrande, il tetto che è la cosa peggiore perché per tutto il palazzo. Lo vedete da voi, è un disastro che io in 30 anni che sono qui non immaginavo mai. Siamo chiusi in casa a guardare uno all'altro per quei 2-3 minuti. Che si fa? Sembra un finimondo. Danni ingenti anche nella zona dell'ex mercato ortofrutticolo, dove una parte del tetto del vecchio edificio è stato divelto dal vento che ne ha poi trasportato alcuni frammenti nel piazzale adiacente. E quello è un problema grosso, perché parecchio ieri sera l'aveva buttato sulla strada, poi sono venuti, l'hanno portato via, ma non è finita lì perché là dentro il piazzale è pieno. Speriamo che pensano a portarlo via. Perché c'è tutti quei tetti, vedi là si girano su com'è la situazione. È grave, è molto grave. Che si è scoperchiato tutto il tetto dell'ex, come si chiama, magazzino ortofrutta. E sotto sa cosa c'è, quello lì? Ecco, io spero che il comune si dia da fare immediatamente perché è pericoloso. Fa paura questo amianto. Sì, questo amianto fa paura. Glielo dice uno che opera nel settore, quindi è molto pericoloso.